Bella ragazzi, qui Xwill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video dopo una vita. Eh già ragazzi, in quest'ultimo periodo non ho realizzato video, o meglio è uscito un video sul canale Tech, che se non l'avete ancora visto vi invito ad andarlo a vedere. Però diciamo che tra il fatto che attualmente non ci sia chissà cosa fare su GT Online e tra il fatto che io attualmente sia demolito psicologicamente, diciamo che queste due cose si sono messe insieme e quindi sì, hanno portato a questo periodo di inattività. Oggi siamo qui per riprendere, dato che appunto adesso sto molto meglio. Magari in futuro vi racconterò tutta questa faccenda qui. E niente, buona, oggi siamo qui per iniziare il walkthrough di Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition. Dopo il walkthrough di Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition e di GTA 5 Remastered per PS5, praticamente tutti mi avete richiesto di portare anche la serie walkthrough di Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition, che dovevo già portare tipo a gennaio, ma sapete tutti che cosa è successo a gennaio e lasciamo perdere. È una vita demolita la mia, ragazzi. Un like di supporto per un'anima perduta. Ma ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio questa serie che è appena iniziata. Commentate facendomi vedere tutto il vostro supporto. Iscrivetevi al canale per non perdervi futuri episodi. Partita. C'è già un salvataggio dove abbiamo fatto gli altri video. Comunque, nuova partita, let's go! Che ricordi, ragazzi, che ricordi. Bar di Marco, Liberty City, 1986. Mamma mia. Che robetta. Peccato che abbiamo le musichette con i copyright in sottofondo, quindi bella lì. Vi ricordate Ken Rosenberg, ragazzi? Escobar International Vice City. Hey, hey, guys, it's Ken Rosenberg here. Hey, hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good. Okay, so they're brothers, okay? One operates the business and the other one does the flying. Comunque è un aeroporto molto popolato, direi, eh. Porto di Venezia, ci sono tutti sti cambi qua. Oh, che lunone! Enorme. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Vi ricorda forse qualcosa questa scena qui, ragazzi? I più veterani del canale la ricorderanno. 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. Eh? I think we have a deal, my friend. Peccato che... Vai, Tommy! Head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out.
Ed è qui, ragazzi, che inizia la nostra avventura con Tommy Vercetti. Allora, aspettate un attimo, voglio vedere le impostazioni, eh. Siamo su prestazioni, il che mi va benissimo. Dunque, ragazzi, saliamo a bordo della nostra Vespina leggendaria. Mamma mia, sta Vespina ha fatto la storia. Ma Viola? Però qui avete sbagliato, cari miei. Nell'originale non era Viola, era gialla, se non mi... o azzurrina. Vabbè, poco importa, raga, poco importa, poiché siamo qui nell'Ocean View, ragazzi. Io chiamerò Ocean View, non si chiama Ocean View su Vice City, però va bene. Su Vice City l'Ocean View è questo praticamente, no? Ma nella vita reale l'Ocean View, cioè Miami, questa qui si chiama Ocean View, se non mi... Ocean Drive. Sai che non lo so, onestamente. Vabbè, però è figo così, quindi bella lì. Qui possiamo salvare, sì, come no. Mi piace che sto gioco deve farmi tutorial. Cioè, a me deve fare tutorial, sto deficiente. Un missile. Un vecchio amico, let's go. Hello, Sonny. Tommy! Tommy, it's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money! No, Sonny. I don't have the money. I soldi sono morti. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Bene, ottimo. E se va a comprare il cellulare nuovo, ragazzi, allora, teoricamente dovrebbe avere l'autosalvataggio, quindi sì, ok, chi se frega di andare a salvare a casa. Allora, dato che siamo qui, ragazzi, adesso andiamo a fare la L. Facciamo ufficialmente la nostra prima missione del walkthrough di Grand Theft Auto Vice City. Oh, vedi, ecco, così era il colore originale. Arrivo. Eccolo qua, poi lui entra così. Tranquillo, no? Bello... Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine. And then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, vedete, there's da this chi ha preso retired Dutch Vanderlint con i piani. I have a plan. Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs. Okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here. Stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Non ti permetterei mai più di criticare l'outfit di Tommy Vercetti, eh. Però andiamo a pigliare l'abito nuovo. Allora, taglio, bella, bella, vabbè, che taglio tattico. Ma l'icona è quella di San Andrea. Cioè, perché hanno tenuto l'icona? Vabbè, ok. Questi si annoiavano a fare icone diverse. Guardalo lì, ok, perfetto. Tommy Elegance. Perché il Vespino non ti piaceva? Però vabbè, nice bike, ragazzi, let's go. Vabbè, ciao, te ne compri un'altra, frate. Posso dire che è una moto di Cadrem che non frena? Guarda, non gira, un frumfum. Vabbè, è nice bike, un par dell'app, veramente. Ve l'ho detto che fa schifo questa moto, no? Perché se in caso lo ridico... ho distrutto una Lamborghini Countach con un contatto e l'ho rotta. Sì, ma dai, ma il copyright mettetelo più sporadico, proprio così. Ma sbattetelo sulla...
Lui piglia il copyright e lo srotola così, bello tranquillo. On the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Rossetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Davis! Cara mia, could you look after our guest while I attend to... Cara mia, ha detto cara mia! Of course, daddy. Please, excuse me. E Audi dov'è? Mercedes? You try living with him. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our congressman Alex Shrub with rising silicone star, Candy Sachs. And have you met my lovely wife, Laura? La star del silicone. Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blacked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Can I tell you? Jez Torrent, colui che craccava qualsiasi roba. Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. The throes of passion with the nipple invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Ah, now, you never saw anything like that before. Colonel, your party's a triumph. I can only apologize. Ma quanto l'hanno fatto brutto ad Armando? How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Coke. Mercedes! Non era Armando Diaz. I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Vabbè, Ricardo, porta la figlia del colonnello Mercedes alla concessionaria BMW. Sì, sì. Forse. Pole position, raga. Pole position è un po' un locale particolare, se, See you around, handsome. Babbo. Missione completata. $100 per fare 100 metri. O magari mi pagassero un dollaro al metro, sai? Di tutta la strada che faccio in auto, mi pagassero un dollaro al metro, raga. Già, da mo' che ho preso la patente, avrei già la Bugatti sotto casa. Ma dove sono andato? No, ho sbagliato locale. Oh, non si capisce una... Mi ero perso, scusatemi. Comunque, giocando a Vice City, ho notato una roba. I pedoni sono un po' particolari. Cioè, nel senso, si comportano in modo veramente strano. Cioè, nel senso, come si comportano normalmente i player di GTA quando guidano con la macchina? Ecco, stessa roba fanno i pedoni. Quindi questo è un po' un problema. Ah, well, I hope you're having Rissa a good time vicolo. Because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Va bene, Ken. Ci vado io, sì, facci piano. Pff. Lo tiro sotto con la macchina, è quello là vestito da chef, no? Stavo per dire, mi hanno rubato la Lambo. Quanto la vorrei una bella Lamborghini Countach nella vita reale, raga, messa lì nel garagino. Però magari che siano più guidabili delle auto in Vice City, perché mi sto rendendo conto che è un po' un problema guidare le... Cioè, un frena, un fa un... Vabbè, intanto io sono arrivato al Malibu, non era la missione quella che devi ammazzare lo chef. M'ero sbagliato. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know what I am? Looking for some English guy. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor around here. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. Get lost, honey. Oi. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Kiss another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it?
Oi, oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive. Ah, allora è quella, vedi? He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Ah, ma lui è ancora qua, sta... Ve l'ho detto che sono strani i pedoni, ragazzi. Cioè, lui sta qui a andare avanti così. Credo che sia pure esplosa la gomma. Non lo so, boh. Gliela do una botta, raga. Magari lo libero. Te, ti rimetto in marcia, amico mio. Ringraziami dopo, grazie. Ce l'ha fatta, grande. Campione. Sto gioco mi farà sclerare. Non so perché, ma ho come l'impressione che mi farà sclerare abbastanza. Boh, così, Ah, credevo di aver sbagliato tutto. Invece no. Ok. No, perché ci sono arrivato di netto su. Oh, wait. Beh, è tutto. Ho combinato un bordello, raga. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. Tell me where my boy has gone. This way! Sì, sì, te seguo. Vabbè, non mi interessa ad ammazzare i macellai lì. Da qui? Grande. Ah, c'è la Lambo. Grande. Saliamo il Lambo. Beh, raga, comunque all'inizio ho tipo buggato tutto, perché in realtà non doveva andare così. Vedi, io ricordavo bene. Dovevo scendere dall'auto e pigliarlo a pugni il tipo. Invece no. Io praticamente sono andato bello tranquillo con l'auto. Da quanto ci stanno i paletti qua. Che devo comprare la munition, raga. C'ho 17 colpi. Devo comprarne altri. Compro il giubbottino. Lo so come funziona. Grazie. Non voglio tutorial. Dio santo, guarda. È finito? Grazie. Ah, torna. Ne macchina. Oh. Risparmio, perché devo comprare le robe che non mi servono. Scusami. Lance viene con me? Raga, fa tutto da solo. Cioè, scambiano, partono le cutscene. Va bene, tienimi d'occhio, tienimi d'occhio. Cioè, guarda come guidano. Another mission? Of course. Ovvio che ci andiamo a fare un'altra missione, no? Ciao, eccomi qua, Hotel Harrison. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part yet. Una filosofia di vita quella di Tommy. Relax, relax. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Farelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No, 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 no! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Ok, costringiamo a cambiare idea a dei tipi. Tanto è quello che dobbiamo fare noi, costringere la gente. Te. Così. Vabbè, minaccio i due giurati e vai. Faccio con la Vespa, raga. Allora, devo minacciarlo, eh. Allora, come lo minaccio? Col martello. Ciao, allora, ho un martello. Come si punta, raga? Boh, te qua. Oh, no, no, no. Bastardo. No! No! Sì! Vabbè, ok. Distruggi l'auto del giurato per farlo. Ma scusami. Scusami, te sto a tirare martellate in faccia. Non è che... Ok, è sceso. Quei soldi li voglio, è ovvio che li voglio. Guarda quanti sono. Andiamo dall'altro. Posso dire che tutto quello che sta succedendo ha un non so che di mistico? Prima là il cuoco, lo steso, parte la cutscene, un bordello. Qui il tipo mi schiaccia nel modo in cui mi schiaccia, gli buco la ruota dell'auto, perché giustamente Tommy Versetti si sa, no? È un po' fatto così, tipo di pietra. Quindi la stacchiamo la portiera, Tommy? No, non stacchiamo le portiere, eh. Il cofano? Ok. I can't believe this is happening. Not guilty. Understand? Good. Va bene. Boh, regà, è la sagra del pagliaccio, ufficialmente.
Ma quindi ragazzi, che dirvi? Io spero che questo primo episodio vi sia piaciuto. Io direi che possa essere tutto se non mi chiamassero al cellulare. Ma posso staccare in faccia alla gente che ne sta sui coi? In questo primo episodio abbiamo fatto cose mistiche, quindi perfettissimo. Io ragazzi, come sempre, vi invito a lasciare un bel like. Porco dia. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio questa serie che è appena iniziata. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete appunto gli altri episodi. Condividete il video, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri contenuti. Seguitemi su Instagram se ne avete voglia e noi ci rivediamo con un prossimo video. Bella raga!